ripresa rapida verso le terribili, fuga dalla dualità, sopra classi oniriche, una scelta drastica di protesta artistica, vita un po' fascistica, da cui non scendo più. Abbiamo intitolato Io non scenderò più, contemporaneo, il tempo in attuale, il gioco di oggi. Comincia questa mattina, proseguirà oggi pomeriggio ed è un palleggio fra due persone, sono dei dialoghi a due, col ritmo che ha dato Domenico, il suo laboratorio permanente sull'arte dell'attore. I primi due che inaugurano questa giornata sono Tiziana Andina e Massimo Cirri. Non vorrei fissarvi dire chi sono, intanto abbiamo delle pagine, potete scoprire chi sono se già non li conoscete, perché non vorrei bloccarli con un volo, ma vorrei che scoprissimo chi sono attraverso la loro idea del presente, del contemporaneo. L'idea, che mi rivolgo a Tiziana Andina, l'idea è che il contemporaneo è qualcosa di ben diverso dalla sua vita. Tu fai la filosofa del mestiere, ci inquadri per cominciare il passo su quella giornata, l'idea di contemporaneo, di qualità che guardi. Credo che non sia un caso che Gianluca ha chiesto a una persona che si occupa di filosofia, perché vuoi dire che sono filosofa è già un sacco impegnativo, ma che si occupa di filosofia, di introdurre questa nostra chiacchierata. Perché uno dei compiti che la filosofia si assume, e che la filosofia come dire, spesso richiama per sé, è quello di cercare di mettere ordine anche nell'uso quotidiano del linguaggio, anche nell'uso delle parole che ci sembrano più diverse, più vicine, più consuete, più, come dire, che frequentiamo anche con più facilità. Certamente la parola contemporanea è una parola come dire, che ci è molto familiare, che non ci suona difficile, che non ci suona, ostica, che di prima battuta tutti sappiamo bene, almeno dal punto di vista del senso comune e della nostra, come dire, della nostra frequentazione del vocabolario, che cosa sono. Contemporaneo è quello che ci sta attorno. Devo dire che in un senso io sono occupata di contemporaneità e me ne occupo spesso dal punto di vista filosofico, perché mi occupo, diciamo così, di autori che sono stati e sono contemporanei e quindi fanno filosofia oggi. E me ne sono occupata non molto tempo fa lavorando con alcuni filosofi a un libro sulla filosofia contemporanea. Quindi, come dire, abbiamo cercato di concettualizzare che cosa vuol dire fare filosofia e quali sono i temi della filosofia contemporanea oggi. Però quando Gianluca mi ha detto vieni a parlare del contemporaneo o vieni a, come dire, a riflettere con noi, a introdurre una discussione sul contemporaneo, da persona che si occupa di filosofia ho detto beh, allora in questo caso forse c'è da fare una cosa che i filosofi chiamano metafilosofia, no? Una parola un pochino più impegnativa che però significa sostanzialmente riflettere sulla concettualizzazione, cioè riflettere su che cosa vuol dire il contemporaneo come concetto. Allora, per fare questo tipo di operazione, generalmente i filosofi come si muovono? Si muovono cercando di, prendendo una parola, così, e cercando di capire che cosa vuol dire la parola, no? Cercando di capire se dietro l'utilizzo, come dire, consuetudinario, normale della parola, ci sono dei significati, ci sono delle stratificazioni di significati, ci sono dei significati, ci sono dei fraintendimenti, ci sono dei significati che ci sfuggono. Oppure un altro modo che i filosofi hanno per cercare di mettere ordine nel linguaggio che spesso appunto frequentiamo agevolmente, ma che spesso utilizziamo magari in maniera inappropriata, è cercare di distinguere, come dire, di separare in questo caso quello che è contemporaneo da quello che è contemporaneo. Quindi cercare di capire per differenza che cosa non è contemporaneo. Quindi il contemporaneo è più facile definirlo per differenza. Per differenza o per sottrazione. Ci sono qui e dove?
c'è una cosa molto... Massimo Cirri, io di professione fa la voce, non solo in gradi, non solo in gradi. C'è qualcosa di basagliano, io penso, nel titolo che abbiamo scelto, cioè Io non scenderò più, viene da Calvino, viene da, dall'inizio del barone rampante di Cosimo Pivasco di Rondò, che quando il padre gli dice mangia queste, insomma, vattene, mangia queste lumache, lui dice no, se ne va sull'albero di fronte alla cucina, alla sala, e quando scenderai, gli dice il padre, poi vedrai cosa ti succede, lui dice io non scenderò più. A me sembra una cosa molto basagliana e una cosa molto contemporanea, cioè questo scarto è quello che ci serve per vivere e vedere il contemporaneo. Tu partendo da Basaglio, dal titolo... Credo di sì, no, nel frattempo ringrazio dell'invito, dico dell'emozione, dell'esempio, aggiungo l'emozione che è verissima, che ho provato sedendomi qua quando ho visto un mucchio di stracci, credo che sia un'installazione di Pistoletto, e aggiungo quello che credo tu dire, perché io sono nato in immensi mucchi di stracci, io vengo da Prato in un periodo non lontanissimo ma neanche vicinissimo, in cui tutti vivevamo in mucchi di stracci. Prato era il luogo arrivavano gli stracci dell'Europa e ridiventavano qualcos'altro, diventavano lane rigenerate di qualità più bassa delle lane pregiate che si facevano in Piemonte, ma... e tutti vivevamo lì dentro, in questi mucchi di stracci, ma per tutti intendo che tutti i 7 zii della mia famiglia facevano questo lavoro e dei 30 che eravamo classe al liceo, credo che il compagno di banco senesi, suo papà vendeva il caffè, un altro faceva il muratore, tutti gli altri 28 vivevano in mucchio di stracci. E quindi mi ha molto emozionato rivedere un mucchio di stracci. Credo che c'entri anche su questo discorso un po' del contemporaneo con che cosa combina il contemporaneo. Noi i ragazzi all'inizio degli anni, alla metà degli anni 70, in una zona d'Italia, Strato, una città grande senza nome, la città più grande, la seconda città, la terza città dell'Italia centrale, soltanto Firenze e Roma hanno più abitanti, ancora più piccola di Prato, Livorno più piccola di Prato, quindi una città senza nome, vivevamo tutti in una monocultura, ed era la monocultura della tessitura. E a noi sembrava che il mondo iniziasse e finisse lì, perché non c'era bisogno di andare via, non c'erano fenomeni migratori, c'era un lavoro e una pace sociale che sembrava, che era sicuramente contemporanea, e sembrava destinata a protrarsi. Adesso è cambiato tutto molto velocemente, di tanti cugini che ho, soltanto uno fa ancora. E tutti gli altri fanno delle cose molto, molto diverse. Non so cosa facciano i miei compagni di liceo, ne ho cercato qualcuno, non li ho più rivisti. Una volta ho passato una notte insonne a cercarli su Facebook, non ne ho trovati molti. E poi approfittando di un amico che lavora per la pubblica amministrazione, mi hanno trovato qualcuno nel casellario giudiziario. E questo lo dico per dire questa percezione che abbiamo di quello che è oggi, di quello che è una dualità schiacciante e di quello più profondo, ma dove sono i limiti di questa profondità? A che cosa confina questa cosa che chiamiamo contemporanea? E quindi credo che ci sia... A me colpisce questa densità, forse sono emozionato io per vedere il mucchio di stracci che era il panorama della mia infanzia e della mia adolescenza. Credo che questo contemporaneo sia, e poi ti dico qualcosa su Basaglia, ho l'impressione che sia questo contemporaneo una linea abbastanza sottile ma molto densa, in cui a volte è facile rimanere molto invischiati. Lo penso rispetto alle questioni per esempio della politica, a cui tutti noi, sicuramente noi giovani dagli stracci di Prato, avevamo delegato l'idea di vedere il futuro. Credo che adesso
questa capacità della politica di guardare insieme a noi il futuro non ci sia più, la politica sembra inchiodata appena neanche in un contemporaneo, in un oggi, in una mancanza di visione. E questo mi riporta a quella mancanza di visione che avevano i nostri padri, avevamo noi, convinti che l'economia degli stracci sarebbe durata per sempre, capaci di prevedere che sarebbero arrivati degli omini piccoli, con gli occhi a mandorla un po' gialli, che avevano un'energia terrificante rispetto alla nostra, a dirci di quanto bisognava in qualche modo cambiare. E all'interno di questo c'è, e poi me l'ho preso più comprato e con i pratesi c'è stata una capacità molto, molto contemporanea di non capire quello che poteva esserci dopo. Poi veniamo a Bazzaglia. Sì, mi ha ordinato, ma è l'effetto dello straccio. Dice con che cosa confina il contemporaneo? All'inizio suggerivo di pensare al contemporaneo, di provare a pensare al contemporaneo, questa è la strategia che ho seguito io nel momento in cui ho detto, mi sono messa davanti la parola e ho detto che cos'è, perché questo di fatto fa un tipo di operazione che la filosofia fa. Ho detto beh, per cercare di capire che cos'è, una delle strategie è cercare di mettere a fuoco e di rapportarlo con quello che non è. Allora cerchiamo di, intanto che cos'è? Intanto il contemporaneo è te. È oggi. Abbiamo una risposta chiara alla domanda di cos'è oggi? Ce l'abbiamo. È complicato perché l'oggi appunto è una dimensione, per rispondere a questa domanda, voglio dire, i filosofi ci hanno provato in maniera, ci stanno ancora provando, le filosofie che si occupano di tempo, di temporalità, di questo minimo mi ci ha detto, ma fanno ancora oggi dei lavori interessantissimi. Se voi ci pensate, uno dei primi classici della filosofia, uno dei grandi maestri della filosofia, del passato, a porre il problema della temporalità e dunque a chiedersi che cos'è il presente e dunque a chiedersi che cos'è il contemporaneo per noi, è stato Sant'Agostino. Allora, so che voi direte, prima come la prende la lontana, cioè per rispondere a che cos'è il contemporaneo ci chiede di pensare che cos'è la temporalità. Sì, perché pensare che cos'è la temporalità significa cercare di trovare uno spazio nel contemporaneo, cioè dire, mi chiedo che cos'è il tempo, cerco di capire se davvero so che cos'è il tempo. Agostino ha detto, quella è una di quelle domande, vi leggerò se mi date modo una piccola citazione, una di quelle domande che la gente si fa normalmente, non che cos'è il tempo, non lo troviamo fisicamente da nessun lato, non è un oggetto materiale. E pensiamo di avere una risposta, senso comune pensa di sapere dire che cos'è il tempo, poi però sottintiamo di davvero fare quel lavoro che fanno i filosofi, cioè spiegarlo, ci accorgiamo che un concetto che sfugge di tutte le parti. Allora, per rispondere a che cos'è il contemporaneo, dovrei sapere che cos'è il tempo. Che cos'è il tempo è, dare una risposta a che cos'è il tempo è estremamente complesso, ma Agostino una piccola traccia ce l'ha, quindi se volete io provo a leggervi la citazione, che è molto bella. In latino. Che cos'è il tempo? Quando nessuno me lo chiede lo so. Ma se qualcuno me lo chiede e voglio spiegarglielo, non lo so. Tuttavia affermo con sicurezza di sapere che se nulla passasse non vi sarebbe un tempo passato. Se nulla passasse non vi sarebbe un tempo passato. Ci deve essere qualcosa che passa per dire che qualcosa è passato. Se nulla si approssimasse non vi sarebbe un tempo futuro. Se non vi fosse nulla non vi sarebbe il tempo presente. Vedete che sta andando per distinzione. Ma di quei due tempi, passato e futuro, che senso ha dire se esistono, che esistono, se il passato non è più e il futuro non è ancora? E in quanto il presente, se fosse sempre presente e non si trasformasse nel passato, non sarebbe tempo, ma eternità. Questo però è chiaro ed evidente. Tre sono i tempi, il passato, il presente e il futuro. E fate attenzione a questo brevissimo sogno. Ma forse si potrebbe propriamente dire tre sono i tempi, il presente del passato, il presente del presente, il presente del futuro. Infatti questi tre tempi sono in qualche modo nell'animo, non è vero che abbiano altrove realtà, il presente del passato e la memoria, il presente del presente e la visione diretta, ed è molto interessante, il presente del futuro e l'attesa. Il tempo non mi pare dunque altro che
anche un'estensione di stesso, e sarebbe strano che non fosse estensione dell'animo stesso. Fino a quando? Sì. E allora cosa sta dicendo? Estensione dell'animo. Mm-hmm. Estensione dell'animo. Allora che cos'è il tempo, dice lo studio? Beh, per pensarlo dobbiamo pensare che ci sia qualcuno che lo pensa, no? Non c'è altro modo di concettualizzare la temporalità, ci dice lo studio, che parte da un animo che ha si distende. Questo animo è qui, è presente, adesso, in questo momento, io sono qui e faccio questa operazione. Che cosa posso fare? Posso rivolgermi al passato, quindi distendere la mia temporalità, diciamo così, verso quello che è già stato, quindi ricapitolarlo nella memoria, ricrearlo, riportarlo qui nella memoria, rirendere il presente. Oppure sempre da questo presente posso anticipare quello che potrebbe avvenire, ma chissà se avverrà, quindi proiettarlo nel futuro. Oppure posso percepire quello che mi sento intorno. Posso, come dire, posso figurarmi quello che mi sta intorno. Questo è il presente. Posso abbracciare tutto quello che mi sta intorno, percepirlo e portarlo qui. Questo è il presente. Non sono sicura che questo sia contemporaneo. Ecco, in effetti una buona suggestione. Tra il presente e il contemporaneo, pensando a Vasaglia, perché lui è in questo campo anche che lavora, io avevo la netta, pensando a te, no, quando ti ho chiamato, la netta sensazione che Vasaglia è il nostro contemporaneo. Non sono così sicuro che fosse contemporaneo del suo tempo, del suo presente, non so se mi sto spiegando. Cioè era uno che aveva una visione, che poi adesso noi stiamo perdendo, e vedi che ci attacchiamo al suo nome, alla sua lezione, perché non siamo più, come dire, non siamo noi Vasaglia. Quindi ci attacchiamo alla sua lezione, parla all'oggi, cioè ha parlato sicuramente negli anni 90, negli anni 2000. Ecco, allora volevo chiederti su questa cosa, lui non era attuale. Non era attuale e c'entra Santa con un animo Vasaglia. Noi lo tiriamo alla fine, perché è una tecnica. No, ma perché c'entra con la riflessione l'oggi, il tempo, la percezione del tempo. Franco Vasaglia, che è quello che cambia la visione che abbiamo della sofferenza mentale, è uno psichiatra e va a fare lo psichiatra perché gli impediscono di fare quello che voleva fare. Lui voleva fare lo psichiatra universitario, quello che non si sporcava, non diceva, cioè, della carriera universitaria, non la fa, viene espulso dall'Accademia di Padova alla metà degli anni 60 perché è troppo filosofo e la psichiatria di quel tempo non lo tollera ed è filosofo nel senso che ha letto molto i filosofi della fenomenologia e sicuramente Vasaglia poi ne parla, ha letto Minkowski è un psichiatra francese, la sua opera fondamentale si chiama Il tempo vissuto, è una riflessione molto, molto profonda, molto filosofica sulla percezione soggettiva del tempo, dà un inquadramento teorico, una profondità che io non sono assolutamente in grado di portare, ma ha un'esperienza comune, che il tempo misurato con gli apparati della tecnica, con gli orologi è una cosa, quello come noi lo viviamo è un'altra, il tempo della prigione è più lungo del tempo della festa, il tempo della domenica sera è più denso, più cupo del tempo del giorno che precede il di festa. E questo credo che c'entri un po' come noi stiamo, percepiamo, abitiamo quel frammento che possiamo chiamare oggi o più ampiamente possiamo chiamarlo contemporaneo. Nel contemporaneo quello che è quello, l'interrogativo è come depositiamo visione di quell'altro, del futuro. Lo dico con un altro pensiero biografico, perché ho speso degli anni molti soldi senza mai vedere una fattura da una scanalista, proprio che avrei detto le stesse cose. La faccio breve, esperienza biografica. Mio nonno faceva il contadino. Paterno. Il mio nonno faceva il contadino, siamo nella Toscana profonda, non si pativa la fame, si viva la lava. Mio papà ha fatto l'artigiano, faceva il vestito delle crociere.
Mio papà aveva la certezza, e me l'ha trasmessa, ma non perché ce l'avesse lui, ce l'aveva tutto il corpo sociale, ce l'aveva nel modo in cui abitavamo il tempo, che la sua vita sarebbe stata indiscutibilmente migliore di quella del nonno. Io avevo la percezione che la mia vita, ma non la mia, la vita di tutti noi, dei 28 disgraziati al liceo Copernico, ma di tutti, salvo qualcuno che cadeva fuori, sarebbe stata migliore, quindi il futuro sarebbe stato innervato di possibilità. Il tempo del contemporaneo era denso di un'aspettativa positiva del futuro. Per farla breve, credo che questo fosse nelle coscienze di tutti da quanto, da 200 anni, dalla rivoluzione industriale, dal meccanismo economico, la fiducia, l'ideale dello sviluppo, chissà. Credo che probabilmente io non ho più questa sicurezza che i miei figli, che studiano, dicono di studiare in maniera più adeguata, abbiano una vita misurata con i vari parametri che chiamiamo benessere, e non sappiamo quanto siano adeguati, però per farla breve non ho più questa sicurezza, neanche loro hanno questa sicurezza che l'abitare oggi, essere in questa contemporaneità, sia innervato da un gradiente di speranza come ogni. E quindi questo pone questo io credo la questione contemporaneità e proiezione verso il futuro. In questo periodo, in questi decenni che veniamo da contemporaneo, che chiamiamo contemporaneo, mi sembra che sia stata questa grande frattura, una frattura profonda, antropologica. Da quanto questo? Da quanto? Forse Marco Aime lo sa dire meglio di me, fa l'antropologo, da qualche decennio. Da qualche decennio. Due o tre decenni, dice. Dagli anni 90. Dagli anni 90. E questo è quello che si perché? Credo perché è finito un ciclo economico, perché era il ciclo della crescita infinita, e la crescita infinita è un linguaggio della filosofia, della politica, della visione degli uomini, ma va contro le leggi della fisica, insomma. Soprattutto non c'è più spazio in cui fare rotonde. E quindi credo che sia finito questo ciclo economico che era molto depositato verso di noi, abitare il contemporaneo progettando un futuro che era la moltiplicazione del contemporaneo, e questo modello credo che sia entrato un po' in crisi. E questo però ci rende l'orizzonte un po' più velato, e ancora una volta non ho risposto su Basaglia, ma la so, ero preparato su Carducci, ma so anche Basaglia. Basaglia torniamo. Però c'è con Minkowski, c'è quando tirato intorno. Minkowski. Siamo rimasti al non frutto massimo, siamo rimasti presente, non sono sicuro che il presente sia contemporaneo. Avete parlato prima, non so se avete anche voi questa sensazione. Se tu mi dici la parola oggi, io so che non c'è. Se tu mi dici oggi è quell'attimo, no? È quell'attimo in cui fare una cosa o in cui ne senti. Contemporaneo dalla sensazione che dentro ci sia il tempo, una cosa basta. E per questo che non penso che il presente e il contemporaneo siano la stessa cosa. Però tu vai avanti nella tua riflessione e fine della risposta. No, magari se fossi così brava dalla tua risposta. Cioè contemporaneo sta dentro. Io credo che contemporaneo, allora credo che presente sia una categoria, come dire, molto ampia. Quello che ci diceva Agostino prima era che appunto nel momento in cui cogliamo il presente cogliamo tutto, però questo cogliere tutto significa cogliere tutto sullo stesso piano, in qualche maniera. Cioè significa non dare una costruzione assiologica e normativa a quello che cogliamo, significa non strutturare quello che cogliamo, o almeno la fatica della struttura non è detto che appartenga alla dimensione del presente così come sembra intuirla e raccontarcela. Questo per dire che il contemporaneo, così come la storia, che è l'altra grande, come dire, parola che ha a che fare, no? Con il tempo in una qualche maniera, perché dal punto di vista filosofico di nuovo è molto interessante capire se la storia è semplicemente una collazione di presenti oppure no. La risposta che è stata data è molto interessante, è no, sostanzialmente, da un filosofo che magari mi accenno poi chi è. Il contemporaneo in qualche
quello presente, secondo me, in una maniera analoga a quello della storia, al modo in cui la storia è, anche se non è esattamente lo stesso modo. Allora, se dobbiamo dire che cos'è la storia, Arthur Dante, per spiegarcelo, lo sto citando spesso, perché appunto è uno dei filosofi che io amo di più e che ha avuto a che fare con l'arte, e sotto molti profili, quindi era di casa qui, è stato un grandissimo filosofo dell'arte, ma guarda caso è stato anche uno dei filosofi che hanno, come dire, riflettuto in uno dei suoi primi libri sull'assetto epistemologico della storia, cioè a dirci che cos'è la storia, ha tentato di dire che cos'è la filosofia analitica della storia, ma come si, dal punto di vista dell'epistemologia si struttura sempre la storia. Ebbene, la storia non è semplicemente, ci dice Dante, una collezione di presenti. Lui fa un bellissimo esempio, si immagina una di quelle cose che i filosofi chiamano esperimenti mentali, si immagina una figura bizzarra, una specie di cronista ideale, cioè uno che prende, che ha una penna ideale e un taccuino ideale, e scrive, annota con la sua penna magica sul suo taccuino, quello che sta accadendo nella maniera esatta in cui sta accadendo, esattamente nel momento in cui sta accadendo. Quindi è una specie di mago, nel senso che prende nota di tutto nella maniera perfetta e corretta nel momento in cui accade. E in questo taccuino, quella che lui chiama la storia ideale, dovrebbe esserci il perfetto stesso storico. No? Lì c'è tutto. Quella è la storia, si domanda Arthur Dante, quella cosa lì, quel testo lì, può essere davvero considerato come un migliore dei testi storici possibili? La risposta è no, mi faccio tutto il lavoro. Però perché no? Perché manca la conoscenza del futuro. Il lavoro che fa lo storico non è semplicemente prendere nota di tutto quello che accade nel momento in cui accade, ma è strutturare quella cosa. E strutturare quella materia che abbiamo a disposizione, facendo delle scelte. Conoscenza e il sapere storico dunque non è semplicemente una collazione di presenti, di fatti che io metto insieme, ma è la costruzione. Quindi è, come dire, un sapere strutturato e già in qualche modo organizzato. Ora, il contemporaneo non può essere fatto dal punto di vista, la conoscenza del contemporaneo, la struttura del parlare del contemporaneo non può essere fatto dalla prospettiva della storia, che ci sta dicendo più tanto, quella prospettiva della storia viene dal futuro rispetto. Passatemi questi switch temporali avanti e indietro, però è così, lo storico lavora dal futuro rispetto al passato che ricostruisce. Quindi lavora sapendo delle cose che quando accadevano, nel momento in cui prendevamo delle decisioni e facevamo degli atti, io non le potevo sapere perché ero dal presente nel momento in cui le facevo e non avevo la prospettiva. Il contemporaneo non è non ha la prospettiva storica. E tuttavia rispetto al presente, dal mio punto di vista, però appunto una riflessione personale. Dire contemporaneo significa, cosa che quando siamo incastrati nel presente non ce ne accorgiamo, significa assumere una struttura assiologica o normativa che è un passo in più rispetto alla semplice collazione storica che aveva in mente quando si riferiva a questo ideale. Cioè è già compiere un giudizio valutativo rispetto a quello che, come dire, a quello che ci sta intorno, non è il semplice presente che è. E allora si tratta di capire come facciamo a realizzare un giudizio che possa già strutturare normativamente quello che ci sta intorno. Questo è davvero scommesso. Si tratta di capire. Massimo, il racconto che tu facevi di questo cronista ideale, che a me sembra un racconto da Borges, potremmo immaginarlo, no? Un racconto da Borges, non può essere. Punto di vista perché manca lì conoscenza del futuro. Ecco, questa è la cosa basaglia, no? Questa visione. Questa è la problematica che sto affrontando. No, l'altra negazione ce l'ho, però è la questione del futuro. La questione del futuro perché ridotta all'osso con tutte le brutale semplificazione è basaglia, espulso dall'Accademia, entra in un manicomio a Gorizia all'inizio degli anni 60, vede l'orrore, lui dice che vede emotivamente quello che aveva visto in carcere quando è stato qualche mese in carcere perché aveva partecipato alla resistenza a Venezia.
vede l'orrore e pensa, innerva di speranza del futuro, pensa alla possibilità che esista una società senza manicomi. Ed è un pensiero folle, perché le società, per come le aveva costruite, raccontate, disegnate la psichiatria, erano sempre società che erano inclusi umani. Scusa un attimo, ma ci vuole un diciamo, basale per entrare in un manicomio e vedere l'orrore? Qual è lo scatto? Vedere l'orrore, immagino l'abbiamo visto in tanti. Vede l'orrore e pensa, ci possono non essere più queste prigioni. Perché lo pensa sul più? Cosa gli scatta? O cosa aveva lui di contemporaneo che altri? Cosa non avevano l'altro? Su questo non ho una risposta. Credo che la risposta sia, la faccio breve, nella banalità del male. Cioè nell'accettazione passiva che tutti noi abbiamo, che hanno i corpi sociali, che hanno le società disciplinari, che hanno le società scientifiche, di accettare qualcosa che è il male. Il manicomio era il male perché era l'annichilimento delle persone accusate, come fosse colpa, di avere una sofferenza mentale e per quelle private dei diritti di cittadinanza e quindi ridotte a cose, quindi destinate a diventare cose, oggetti, mucchi di stracci e non più persone. E questo era accettato, riprodotto dalla società di allora, dal comune sentire, dalla proiezione che la macchina sociale, la psichiatria aveva fatto di questo. Io credo che l'unica risposta profonda, vera, è quella lì, la banalità del male. Eichmann ha processato a Gerusalemme quando la società mondiale, l'ebraismo, si aspetta di vedere l'orrore, la sua potenza, scopre che l'orrore è fatto da bratti banali, semplici, normali, come noi cittadini inglesi. Bravi, banali, semplici, normali, come noi cittadini italiani, francesi, giapponesi, tedeschi, psichiatri, psicologi, infermieri, operatori, amministratori, ed era la banalità del male. Basaglia non è da solo, è all'interno di un movimento che si interroga su tante cose, siamo negli anni 60, ci sono c'è un grande fermento, una voglia di giustizia, di utopia, mette in atto tutto questo e compie questo ribaltamento doloroso, osteggiato da tutti. Tu dici una visione folle. Una visione che può sembrare folle, i manicomi sono sempre esistiti e qualcuno dice possiamo costruire una società senza manicomi. E la società senza manicomi c'è adesso. Al suo posto ci sono altre cose, ma non vorrei andare in un tecnicismo. Dico l'altro aggiornamento che mi è venuto in mente quando sulle parole Basaglia incontra il pensiero di un altro signore che secondo me è fondamentale, un psichiatra francese che si chiamava, muore giovanissimo, Franz Fanon. Fanon ha una vita strana, è francese ma è nero, è nato credo nel 24-25 come mio padre, ormai sono morti veramente di biografia, ma è morto giovanissimo. Fanon nasce dalla famiglia francese di Martinica, una famiglia complicatissima. Quando è giovane, quando ha 15-20 anni, nell'isola dove lui vive, rimane intrappolato a una nave di marinai francesi, perché c'è la guerra, rimangono lì e lui sperimenta la dimensione dell'essere oggetto del razzismo. Lui è francese, però è nero, e lui come tutti viene trattato male da queste migliaia di marinai che se la spassano nella Martinica. Poi farà lo psichiatra, lo scrittore, parteciperà al movimento di liberazione della guerra d'Algeria e soprattutto pone la più grande riflessione su negli anni 60, prima di morire, su che cosa sia il colonialismo e come si possa decolonizzarsi, cioè uscire da un periodo storico, perché è finita la guerra, perché è finito il colonialismo, e non a caso una delle frasi fondamentali di Franz Fanon, quella che fa un po' da slogan, che però non è riduttiva, è la necessità di, dice, resistere all'aria del tempo presente. Io credo che questo resistere all'aria del tempo presente possa essere un modo in cui abitiamo il contemporaneo. Il contemporaneo a volte è anche la necessità di resisterci
poi sono perso, però. No, ma questa è una bella frase. È di i dannati della terra si chiama il. Chiedo conferma. I dannati della terra. Sì. Einaudi 64. Uso R. Proprio così per fingere di una cosa. La nostra biblioteca. Resiste alla larga di una cosa. Questa è una bella frase di Sergio per continuare il discorso sul contemporaneo. Sì. Cioè resistere a. Lui ha detto la banalità del male, ma è anche semplicemente l'adeguamento al mainstream in tutti i campi. Quella lì è l'aria del tempo, è l'oppressione del tempo presente. Ci serve resistere, ci serve fare questo scarto. È utile. Credo che ci serva quello che tento di fare io, perché poi ciascuno si impegna prima di tutto lui medesimo e non impigrirsi, quindi sì, in questo senso resistere. Però probabilmente non è sufficiente. La vera capacità di passaggio dal mio punto di vista tra lo stare nel presente in maniera supina o comunque riflessa e avere un'idea di che cosa si provare a costruire il contemporaneo è dal mio punto di vista una capacità di dare un assetto al presente, che è un'operazione un pochino più impegnativa e più complicata che semplicemente tentare di resistere. Tentare di resistere vuol dire, di nuovo, posso domandarci che cosa vuol dire tentare di resistere, vuol dire probabilmente non assoggettarsi alle logiche prevalenti, vuol dire mettere in dubbio le cose, vuol dire esercitare lo spirito critico, d'accordo, è sufficiente questo? Penso di no. E penso che le persone che. Penso che, come dire, avere a che fare con il. Riuscire ad avere un'idea della contemporaneità significa crearla in qualche modo. Per crearla devi dargli una struttura. Dargli una struttura significa avere l'abilità e la sensibilità, credo, di saper cogliere quelle che sono davvero le salienze del presente. Cioè, quelle cose. Posso di nuovo richiamarmi da tutto tanto? Ti ricordi, per esempio, magari lo puoi fare tu, lo puoi fare Giorello, lo puoi fare Aria. Massimo invece può quello che non abbiamo fatto la preparazione per farlo, per dare una struttura. No, io non credo. Intanto una delle scommesse, come dire, che dobbiamo costantemente tenerci impegnati a giocare, ciascuno può fare un primo campo, che dobbiamoci se questo è possibile, è tentare di costruire delle sensibilità critiche. Ovviamente noi con le nostre vite e nel lavoro che facciamo, io insegno all'università, per cui è una scommessa costante che tento di tenere aperta con i miei studenti. Ci mancherebbe altro, è vero che non tutti abbiamo le stesse intuizioni, la capacità di intuire, la capacità di vedere, ma l'occhio è la capacità critica. Quindi dal mio punto di vista è troppo comodo dire che è difficile, certo che è difficile. Ed è difficile e ce ne rendiamo ben conto che è difficile, infatti abbiamo un presente che è terribilmente come dire, piatto, opaco, è terribilmente noioso da un certo punto di vista. Però è vero, persone che si occupano di cultura, questo è un impegno che secondo me devono tenere sempre ben vivo e presente, che il contemporaneo va modellato, quindi bisogna prendersi la responsabilità anche critica delle scelte che facciamo, quindi di delle scelte culturali, delle scelte come dire, di politica culturale e scientifica anche da un certo punto di vista. Arthur Danto, per fare io dico sempre racconto sempre un esempio ai miei studenti che credo sia significativo. Nel 1964 viveva a New York, lui non era newyorkese, ma arriva a New York molto giovane per fare il dottorato a Bologna, è una città che poi non abbandonerà più per via dell'arte contemporanea meravigliosa che c'era e che cominciava a essere espressa a New York in questo periodo. Entra nel 1964 al Staples Gallery di New York e vede strane cose, cioè vede degli scatoloni che Eddie Warhol aveva imparato lì nella galleria, uno messo uno sull'altro, era un altro box, e vede queste strane scatole, che erano scatole di detersivo, di dimensione un pochino più, lo sapete tutti, no? Cosa non devo spiegarlo. Lo sappiamo. La Grillo Box è una delle icone, credo, artistiche del Novecento, sì, è una scatola, perché io vado sempre in giro con la Grillo, quindi chiunque mi abbia incrociato sa che cos'è la Grillo Box. È una
venduto nelle, tutti i supermercati d'America, c'è ancora adesso, se entrate in un supermercato è stato un po' variato dal punto di vista così dei colori e delle cose, ma continua a vendere spugnette insaponate, quelle che le massaie conoscono bene, adesso si grattano la pentola. La scatola era stata disegnata da un designer che aveva una certa notorietà nel mondo dei design ed era un tipico oggetto, diciamo così, fatto per la pubblicità, no? Se voi guardate ancora adesso la struttura gestaltica, cioè la struttura visiva della scatola Brillo, vedete che ha delle determinate salienze fatte appunto per comunicare, cioè per dire alle massaie comprami il rosso e il blu che sono i colori della bandiera americana. C'è una stilizzazione di un'onda sul fondo che richiama pulisci, lavami, eccetera, quindi era tipicamente un prodotto commerciale. Andy Warhol vede questa scatola che sta su tutti gli scaffali dei supermercati americani e dice: sai che c'è, la rifaccio. Rifà la scatola e una struttura, quindi domanda che tipo di cosa è, che tipo di opera è, cioè è una struttura, che ha delle dimensioni, diciamo così, sopraordinate, maggiori rispetto alla scatola che trovate nei supermercati, quindi più grande, e come pensa di esporlo, ne espone tante, facendo una specie di accatastando dalla Stable Gallery, si racconta che James Harvey, che era il disegnatore originario, nel momento in cui è entrato lì ha detto: oh, porco cane, ma queste le avevo fatte io, ma per che motivo? Se vi comprate la scatola di Andy Warhol l'ha pagata una cifra, se vi comprate James Harvey l'ha pagata un'altra cifra. Perché quell'atto, diciamo così, quel modo di concepire l'arte, sono un po' sopra l'azione sua, appunto, ma ha cambiato davvero insieme a quello che era successo un po' prima? Allora Andy Warhol è parte, si apre negli Stati Uniti intorno agli anni 60, ma prima c'era stato il modernismo, poi l'espressionismo astratto, quindi Duchamp, per capirci, no? Quindi un modo di pensare l'arte, quindi l'arrivo del contemporaneo che davvero cambia il modo di strutturare il concetto di comunione. Arthur Danto entra lì in un momento in cui nessuno aveva problematizzato dal punto di vista della filosofia che cosa stava succedendo, entra lì e dice: qui sta succedendo qualcosa di storico, di epocale, cioè sta succedendo, gli artisti stanno cambiando profondamente il modo di concettualizzare l'arte, non sta succedendo una cosa banale, probabilmente molti sono passati da quello stile colonnale. Il contemporaneo sta nella capacità che Danto ha avuto di capire che quella cosa lì non era presente, che stava succedendo, ma quella cosa che stava succedendo, cioè quello che l'espressione dell'espressionismo astratto e poi per in maniera speculare contraria a quello che stava facendo, aveva fatto Andy Warhol, avrebbe ricambiato l'assetto del mondo dell'arte. E l'ha capito talmente tanto che i 30 anni successivi della sua carriera sono stati impegnati a fondare una filosofia dell'arte, quindi a chiamare la filosofia in un contesto peraltro estremamente poco amichevole con l'arte, quello americano, la filosofia analitica si è sempre molto poco interessata di arte per delle ragioni, con tutta la sua autorevolezza ha chiamato la filosofia a dire: spiegaci che cosa sta diventando l'arte, perché questo non è un momento della quotidianità, ma è uno stravolgimento della storia. E quello è essere contemporanei, di capire che lì, pur non disponendo dal punto di vista della storia, perché tanto non era dal futuro, cioè non era oggi, ma era 30 anni fa, lì stava succedendo qualche cosa di estremamente sensibile dal punto di vista appunto di una dimensione sopra, che non si limitava al presente. E quello sguardo che bisogna mettere, di quella capacità di riassetto, come dire, di riassetto sociologico in qualche modo, che caratterizza secondo me. Grazie, mi piace questa cosa, questo sguardo che io non te l'ho detto prima, ma in realtà per chiudere, adesso stiamo chiudendo, e poi siccome siamo fra noi, se qualcuno avesse una domanda, una curiosità, così porta da fuori qualcosa per loro due, a me piacerebbe che no, ogni dialogo finisse con una domanda o due che vengono da fuori. Non te l'ho detto prima, ma in realtà io pensavo di chiudere sempre con una storia.
cioè, raccontami una storia su questo che abbiamo detto. Adesso ti do ancora qualche secondo per recuperarla, nel senso, partendo con la biografia che c'entra con il contemporaneo. Ma la cosa che diceva Tiziana, intanto preparare la storia con cui ci lasciamo, la cosa che diceva Tiziana, vabbè, tu che hai questa trasmissione da anni, Caterpillar, come che ci fa passare del tempo, facendoci passare del tempo, però ce lo imprende, ci dà in maniera simpatica delle notizie, degli stimoli, ma come puoi adesso, pensandoci adesso, come puoi renderla, diciamo, contemporanea e non soltanto attuale? Come puoi, al di là di un numero di meno, al di là di iniziative, eccetera, come fai ad agire, no, dandoci idee più che soltanto facendoci passare, non soltanto intrattenendoci, ecco. Ti pone un problema? Credo che sia, anche se sembrerebbe di no perché il contesto siamo in radio, credo che sia una questione di sguardo, come tanto riesce a vedere qualcosa in altro modo, con un'obliquità dello sguardo, così come Basaglia, che porta dentro di sé la filosofia fenomenologica, riesce a vedere un uomo dove gli altri vedono tutto, vedono un matto, quindi un disumano. Credo, i paragoni sono diversi, che a noi è toccato questo, insomma, fare un programma di intrattenimento, non di cultura, che deve fare Radio 3, non di informazione, che la fa un altro canale, ma di intrattenimento. Anche facendo questa cosa molto contemporanea, che è l'intrattenimento, ci sia la possibilità di uno sguardo tangente, di uno sguardo che non è proprio sempre focalizzato lì, che guarda le cose, che si sforza, perché in questo c'è una tensione di guardare un po' diverso, di rimbalzare su qualche altro angolo, di essere meno diretti, di essere meno nel flusso di coscienza, che a volte è una delle modalità in cui la banalità del male si declina tutte le sue piccole onde, niente in confronto ai cataclismi epocali, ma la differenza poi è poca, insomma, quindi di essere veramente, insomma. E la storia non ce l'ho, però ti dico una mia ossessione, che tiene insieme il contemporaneo e la bellezza. La mia ossessione è su quello che succede, è una storia che ha a che fare con Paolo, con un pezzetto della storia Olivetti, ed è quello che succede in pochissimi anni fra Pisa e Milano alla fine, all'inizio degli anni 50. All'inizio degli anni 50 c'è un signore che gira per l'Italia e a tutti quelli che gli chiedono qualcosa, lui dice: dovete fare una calcolatrice elettronica. Questo signore si chiama Enrico Fermi e ha questa fissazione, e a tutti quelli che incontra, che hanno un potere, lo dice anche Adriano Olivetti è l'Olivetti in quegli anni. Adriano Olivetti si sente dire: lei deve fare una calcolatrice elettronica, ma Olivetti non ci presta occhio, non ci presta orecchio. E poi succede che in quegli anni a Pisa c'è l'università che ha avuto dei soldi perché doveva costruire un sincrotrone, ma il sincrotrone lo fanno a Roma, perché a Roma c'erano più mazzetti, è vero. E allora c'è questa cosa che dall'idea che contemporaneità, c'è un'università che ha 150 milioni e non sa come spendere. E allora il preside dice: ma lo chiediamo al professor Fermi, che passa da qui per un seminario. Fermi passa, morirà qualche mese dopo, e dice: dovete fare una calcolatrice elettronica. Qualcuno dice: questo è fissato, qualcun altro dice: questo è stato un Nobel per la fisica. E quindi parte una cosa stranissima in cui c'erano Olivetti, e succede che trovano alla Columbia un signore strano, un signore italo-cinese, si chiama Mario Chu. Suo papà è venuto, suo papà è Mario Chu del 24, come fa nome mio padre. E quel signore è molto bravo, insomma, è italo-cinese, insomma, fatto sta che l'Olivetti convoca in una villetta davanti alla pianeta di Pisa, Barbaricina, una decina di persone, e il figlio di Adriano, Roberto Olivetti, gli dice: ma proviamo a fare una calcolatrice elettronica. Loro dicono: sì, ci proviamo, ci servono 3 anni. In realtà
il tempo è più denso, più veloce, sono altri, il contemporaneo è un'altra cosa. E in un anno Mario Chiu e i suoi ingegneri fanno il primo calcolatore mai fatto al mondo. Poi arriva un'avventura che ha una brutta fine, e però lo fanno, questo racconta un tempo di capacità, lo fanno dopo averlo fatto, è talmente brutto che lo mettono in un antibagno. E allora c'entra con la bellezza delle cose, l'estetica degli oggetti, che cosa unisce, che cosa rende contemporaneo qualcosa che funziona e che è anche molto bello, pensandoci al fascino dell'iPhone. Succede che quando decidono di farlo a transistor, quello brutto e a valvole, comincia una bellissima storia, dura 7-8 anni, in cui noi in Italia siamo i primi al mondo a fare computer e li facciamo belli, perché gli inglesi chiamano Soxas, Mario Bellini, grandi design, e fanno oggetti belli e che non saranno mai visti prima. E poi l'avventura finisce perché gli americani non vogliono, perché l'oggetto va in crisi, ma i 12 che erano lì con l'ingegnere sono diventati migliaia, e prima che tutto finisca fanno ancora in tempo, 5-6 anni dopo, a fare un computerino piccolino che si chiama modello P101, la perottina, per fare l'ingegnere che si chiama perottina, che è il primo personal computer mai fatto al mondo. Ed è anche una cosa molto bella, insomma. E poi io credo che poi un signore che si chiama Steve Jobs sia venuto in Italia e abbia dato un'occhiata, visto, e noi ci siamo persi quello che è contemporaneamente questo. Sì, non è detto che ce ne siamo persi, l'abbiamo regalato.